militari si erano resi conto che non era soltanto Gianni Valentino a curare tutto quello che era la parte, diciamo, operativa. E, però sfortunatamente, un po' per la qualità delle immagini, un po' per altre condizioni meteo, non è stato possibile l'immediata identificazione, anche se comunque grazie alla loro conoscenza, già dei tratti somatici loro l'avevano individuati, però sappiamo che per mandare la persona in carcere non c'è bisogno soltanto, diciamo, delle nostre conoscenze, ma c'è bisogno di elementi oggettivi esterni che comunque riconducano la recita dei soggetti. E in effetti, grazie poi a attività tecniche di intercettazione successiva, tra questi cinque soggetti c'è stata una fitta, diciamo, anche dei bei colloqui dal punto di vista proprio delinquenziale, dove Adriano Valentino dava delle direttive ai quattro per far sparire quello che era rimasto, dava addirittura direttive su quello che dovevano dire in caso di interrogatorio, non soltanto da parte della polizia giudiziaria ma anche da parte del giudice, perché la problematica era quella che praticamente Adriano Valentino, per discolparsi, diciamo, delle responsabilità penali di quelle del suo arresto, aveva detto che c'erano dei testimoni che invece erano i quattro che sono stati arrestati, invece le conversazioni ambientali dimostrano invece che erano corre totalmente, perché tanto è vero che alcuni contrabbattono pure una parte era mia, una parte era tua, ma adesso abbiamo perso il guadagno, quindi c'era completa corretà. Un altro aneddoto particolare che vi voglio raccontare è che praticamente questi ragazzi, innanzitutto, sono di età molto giovane, pochi hanno precedenti anche specifici, però già nonostante l'età avevano comunque ormai memorizzato quelli che sono i meccanismi del delinquente tipico, ossia quello di sai, stai attento perché siete seguiti, state attento perché vi stanno addosso, non dobbiamo parlare, non dovete parlare. Infatti fortunatamente la guma investigativa, su questo dovevo essere sincero, da parte dei carabinieri alla stazione è stata quella di non passare telefono, perché ovviamente oggigiorno è scontato, ma procedere all'attività di intercettazione ambientale in luoghi dove questo era abbandonato. Tant'è vero che nella stessa occasione in cui fu arrestato in flagranza di reato Andrea Valentino fu anche arrestato per furto di energia elettrica, e lui si allacciò abusivamente sul contratto. Da un'altra abitazione che non era quella del casolare. Quindi loro hanno trovato un ambiente abbandonato e sono entrati. Sì. Non c'entrano niente. Poi un ambiente che strategicamente era pure comunque positivo, perché stando al centro storico, chi mai di noi, devo essere sincero, chi mai di noi, ma anche un cittadino comune, va a pensare che ci sta una piantagione nel centro storico di Oria. Le piantagioni, uno pensa che siano fatte in campagna, dove ci sono le serre, dove c'è le piantagioni. Il primo movimento è stato fatto con una pattuglia a piedi. Con una pattuglia a piedi. Le cosiddette pattuglie a piedi che stiamo disponendo per creare il servizio di prossimità. Ma siete stati sospetti da qualche movimento particolare? Durante proprio una di queste pattuglie a piedi, il 5 marzo, l'equipaggio, i due carabinieri notarono una sagoma di una persona che a gambe levate, alla loro vista si dileguava dal casolare. Sono entrati nel casolare, inizialmente a causa del buio hanno soltanto notato i fili e la corrente elettrica, quindi il primo è stato un furto di corrente elettrica. Poi hanno continuato un servizio protratto di OCP, di osservazione contro il pedinamento, fino alla mattina successiva, e grazie alle condizioni poi di luce hanno fatto l'ispezione dei luoghi e si sono resi conto che invece c'era questa piantagione di marijuana. E poi dirgli ovviamente era inutile sequestrare senza poi addivenire poi a chi fossero. Comunque soltanto questi quattro entravano lì nel casolare. Sì. Non ci sono quattro più uno, quello già arrestato in provincia. Cioè le sono telecamere giù. Sono state posizionate dopo l'arresto? No, le telecamere sono state posizionate tra il 5 marzo e il 19 giugno del 2012, dove sono stati notati questi soggetti. È stato arrestato solo uno? Perché soltanto lui si vede chiaramente in faccia, mentre gli altri invece sfortunatamente un po' per i movimenti che fanno, un po' per le condizioni comunque di luce, non era stata facile l'individuazione.